Bentornati a tutti ragazzi, e bentornati a tutti ragazzi in questo secondo episodio della Skyblock. Allora, ci siamo lasciati col tramonto e ci vediamo con l'alba, il sorgere del sole. Come vedete qua c'è una struttura, sono in mezzo a una struttura che stavo facendo. Praticamente qui andremo a fare il portale del Nether e cercheremo di accenderlo. Eccoci qua, questa è la mia piattaforma, come vedete. Sono andato un po' avanti dall'ultimo episodio, eh? Eh già, piattaforma base, dove origine tutto, con il cubetto di Bedrock. Qui andrò a fare le farm, le piantagioni, meloni, zucche e tutto quel che c'è. Poi là farò il mob spawner. Qui abbiamo la farm di cobblestone, questo è dedicato solo a farm di cobblestone. Praticamente noi faremo un tutti i rami, tipo come se fosse un ramo di un albero, con tutte robe, piattaforme. Mentre salendo al piano di sopra abbiamo, vabbè, tutte queste erbe, dobbiamo ancora toglierle e trasmettere l'erba a una zona di scorta. E qua c'è la nostra piccola farm di alberi di legna. Se posizioniamo male i blocchi di ossidiana, bisogna ricominciare tutto. Quindi togliamo questo. Mettiamo un blocco di ossidiana qua, mettiamo questo, rompiamo questo qui e questo, e andiamo a piazzare uno e come due di blocchi di ossidiana. Ora dobbiamo solo accenderlo. Prendiamo la lava, stiamo attenti a non ribaltarcelo sui piedi. E lo mettiamo qua. Ora la lava dovrebbe espandersi, esatto, e niente. Ora mi piazzo qua sotto e aspettiamo che si accenda il portale. Si è acceso, ragazzi, si è acceso. Ok. Via la lava subito. E lo buttiamo qua sotto e rimettiamo il secchio al suo posto. Si entra nel Nether. Ah! Non ci credo, si è aperto il portale nel punto sbagliato. Ma è assurdo. No, aspetta. Ma che? Che cavolo? No, si sono aperti due portali! Ma dai! Stiamo scherzando! Si sono aperti due portali! Aspetta! Non ci credo! Che forte! Cioè, c'è il portale dove, che doveva aprirsi, che non si è aperto, ma si è aperto quello. Parto il vamper, eccoli qui, arboscello di betulla, la canna da zucchero e il ghiaccio. Allora portiamo subito questa cosa al riparo. Ok, allora facciamo una roba. I funghetti li mettiamo qua, che poi andremo a provare a farli moltiplicare facendo la farm di funghi. La betulla la mettiamo qui per adesso, anche la canna da zucchero. Quello che ci interessa a noi adesso con due d, è trasformare questo ghiaccio in acqua. Quindi andremo a posizionarlo qua con una torcia sopra. Ho detto una torcia sopra, avevo già detto una torcia sopra in modo da scaldarla e fare acqua. Secchiello, secchiello alla mano, si va a conquistare il mondo. Mi piacerebbe, eh. Allora, fatemi vedere.
1 lo piazziamo qui, poi prendiamo questi pezzettini qua e andiamo a posizionarli, aspettate, poi per sicurezza prendiamo uno slab e lo mettiamo qui, poi andremo ad allungarlo comunque. Andiamo qui, ci prendiamo una cosa dell'acqua infinita e andiamo anche a piazzare un paio di blocchetti di acqua sparsi un po' in giro, ma questa congelerà all'istante perché è fuori. Facciamo un po' di fonti e così almeno siamo sicuri che in caso di necessità dovessimo cadere siamo attrezzati. Ci piazziamo anche qua delle fonti di riserva in caso dovessimo finire la fonte di acqua, no? Un po' di fonti quella, tanto lì non dovrebbe congelare perché è al di sotto di questo blocchetto qua. Mi pareva di aver visto un ragno. No, vabbè. Fingiamo di aver visto un ragno. Ok. Prendiamo questo. E lo piazziamo qua sotto. Perfetto. Un blocchetto di acqua lo possiamo mettere anche qua sotto, sì, perché funzionerà. Poi dobbiamo prendere i semi di zucca, che nella prova avevo fatto una prova per capire come funzionava la skyblock e nella avevo perso i semi di zucca. Questo vi fa capire quanto ti secca quando perdi una roba che ti serve. Quindi a me serviva zucche perché poi fai la farm di neve e la farm, ecco che ho sbagliato ovviamente, sapevo io. Ci serve la zappa, mo dobbiamo andare a zappare i campi, ok? Zappa 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 rapapa. Chi non zappa lui saprà, un posto al sole non mettere, tra la la. E poi ci prepariamo, zappiamo qui, che così intanto si prepara, lì siamo pronti. E là c'è uno scheletro, ma che cavolo! Io intanto inizierò sicuramente a fare il mob spawner con tutte queste pietre che abbiamo. Anzi, guardate, vi dico subito una cosa. Andiamo subito a metterla giù per evitare di dimenticarcene. Quindi la metterò giù là, e così almeno so che è tutto qua. Quindi poi ci mettiamo tutti i bei materiali, i due stack e cose lì. Siamo 4 stacchettini. E con gli stickettini ci facciamo le scale. Facciamo 3 scale che poi dovremo farne altre sicuramente. Però non ce la facciamo, comunque. Guardate che bella che è la nostra isola da qua. È fantastica. E se sentite parlo piano è perché è tardi e non posso urlare. Questo pezzo però mi serve. Torna con me. Poi nel prossimo episodio inizieremo a costruire il mob spawner. Abbiamo fatto le fonti di acqua infinita qua sotto, che così almeno siamo sicuri che non le perdiamo. Fatemi controllare il secchio, è qua, ok. La roccia è qui, questo lo metto qua, i sapping li raggruppo qui. E siamo anche a corto di
di materiale, quindi devo fare il mob spawner il prima possibile perché mi serve le ossa per fare il bone meal con cui dovremo fare, mi sa che è anche storta la videocamera, boh, vabbè. Comunque farò le ossa e farò coltivazione di grano qua. Poi, altra cosa, andrò avanti, qui avanti costruirò la farm di canne da zucchero e la farm di cactus, mentre sopra amplierò la farm di alberi. E poi userò un po' di questa erbetta per fare, magari portare qua avanti, farò un piccolo pratino per vedere se ci spawnano magari qualche animale, qualche pecora da cui prenderò le lame. Sperando che spawnino, non lo so, qualche gallina, qualcosa. Quindi, se questo albero si degnasse di crescere, potremmo sapere insieme se ci dai sapling oppure no. Comunque non vuole, quindi fa stesso. Qui abbiamo. Ah, siamo anche senza cibo proprio. Ah, fantastico. Ok. Quindi, facciamo così. Io vi lascio con lo sfondo del portale del Nether, che è veramente figo, guardate qua. I blocchi di legno dietro li lascerò per evitare di cadere di sotto, quindi è comunque figo. Quindi per questo episodio è tutto, vi ricordo di iscrivervi, commentare, lasciare like e supportare il canale e la serie. Fatemi sapere se volete che faccio qualcosa, tipo costruire un mob grinder per l'esperienza, che è diversa da uno spawner, è una roba totalmente diversa. Oppure se volete provo a fare una farm di oro, oppure cercherò di fare comunque la farm in zucche e robe così, fatemelo sapere. E vi lascio un saluto di Tritantella, bella, ciao!